Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul canale. Oggi per voi ho selezionato un po' di racconti e romanzi brevi di Oscar Wilde. Come sapete, il famoso autore irlandese del XIX secolo ha scritto un po' di tutto: aforismi, teatro, romanzi, racconti, fiabe, storie per bambini, un po' di tutto ha scritto. Io ne ho selezionati alcuni che a me sono piaciuti molto. Partiamo dal Fantasma di Canterville, che è una delle sue opere più famose, tradotta a teatro, al cinema, adattamenti televisivi, ne hanno fatti di ogni. È un suo racconto giovanile, genere fantastico-umoristico, tra i più famosi. Per chi non lo conoscesse, in quest'opera del 1887, in un castello appunto di Canterville, c'è questo castello infestato da un fantasma che vive lì da circa 300 anni e si diverte a spaventare, fare scherzi ai residenti. A un certo punto il castello rimane disabitato e viene occupato da una famiglia di bostoniani, di americani. Ovviamente lui da vecchio inglese non può accettare che la sua casa venga occupata da questi bifolchi americani e comincia a fare gli scherzi di tutti i tipi. Questa è la storia del romanzo, molto divertente, godibilissimo. Oscar Wilde è uno dei migliori autori di sempre, forse lo conoscerete già. Un altro racconto del 1887 che vi propongo è Il delitto di Lord Arthur Saville, genere grottesco. Praticamente questo signore, durante una serata a casa di una gentildonna, una chiromante gli legge la mano. Il giovane Lord Saville decide di farsi rivelare tutto quello che aveva visto perché ha l'impressione che lei non gli abbia detto tutto di qua e di là, e lei gli dice, gli legge la mano e gli dice che nel suo futuro ci sarà un delitto praticamente. Il giovane sta per sposarsi e non vi dico come va avanti il racconto, leggetevi il libro se vi interessa, vi assicuro che è genere grottesco, ironico, umoristico come sempre. Wilde era un autore molto umoristico. Un altro racconto che vi propongo è Il principe felice, che è una fiaba, un racconto per ragazzi, da cui prende il nome la raccolta di fiabe Il principe felice e altri racconti del famoso scrittore irlandese. In questo racconto comunque ci sono statue che si animano, animali che parlano, tanti buoni sentimenti, statue che parlano con gli usignoli, eccetera. Leggetelo ai vostri bambini perché è veramente molto bello. Comprate il libro. Un altro libro è La Sfinge senza enigmi, un racconto veramente, dove un giovanotto racconta una bella sconosciuta, ne rimane affascinato, la ritrova per caso, rimane colpito dal suo misterioso atteggiamento e è invaghito di questa ragazza, decide di scoprirne di più. Un altro racconto, sempre una fiaba, un racconto per ragazzi, è Il giovane re, sempre di Oscar Wilde, dove un giovane pastorello alla morte del vecchio re scopre di esserne l'erede, ma lui non lo sapeva perché era il figlio illegittimo del re, non ne aveva mai saputo niente. Alla sua morte viene a scoprire di essere l'erede al trono. Viene portato a palazzo per essere incoronato, eccetera, e scoprirà la differenza tra i ricchi e i poveri, come vengono trattati quelli della sua classe, e, insomma, le ingiustizie sociali, eccetera. Tanti buoni sentimenti anche qui. Un altro è L'usignolo e la rosa, sempre una fiaba di Wilde. In questa bellissima fiaba, un usignolo si attiva per cercare una rosa rossa per aiutare un giovane che vuole farne dono alla sua fidanzata. Tanti buoni sentimenti, lui farà di tutto per procurarsi questa rosa anche a costo della propria vita. Un altro è Il gigante egoista, dove c'è un gigante che decide di scacciare i bambini dal suo giardino, non vuole che giocano nel suo territorio, costruisce un muro intorno, ma il muro terrà fuori anche la primavera. E in questo giardino, dove non ci sono più bambini, sarà sempre inverno. Un'altra fiaba per bambini. Un altro racconto è Il milionario modello, genere racconto narrativa. Un bel giovane molto più interessato al proprio aspetto che a cercarsi un lavoro, pensa di vivere di rendita basandosi sulla sua bellezza. Si
Si renderà conto che l'abito non sempre fa il monaco, incontrerà un mendicante che non è quello che sembra. Bene, anche per questo grande autore per oggi ho finito, vi proporrò anche altri libri e racconti perché è veramente bravissimo. Per oggi ho selezionato questi racconti e romanzi brevi. Se vi piacciono, poi fatemi sapere in descrizione. Vi lascio tutti i dati per cercarli. Iscrivetevi al canale e invitate i vostri amici. A presto, ciao!